Eccoci amici miei, facciamo una torta oggi che oltre che essere molto facile è anche molto scenografica e anche super buona. Abbiamo sì la Nutella, occhio perché quella c'è, però ci sarà anche una mousse che renderà il tutto così scioglievole. Quando assaggerete la fetta sarà proprio appagante, perché avremo questa mousse soffice che darà umidità, darà sofficità a questa torta. E come avete potuto notare dal titolo e vedere dall'immagine prima del video, ci saranno delle crepe dentro, cioè è veramente una torta speciale, ok? Io partirei come al solito spiegandovi come cavolo si fa fare. Iniziamo dalle crepe. Classico impasto, solo che c'è l'aggiunta di cacao dentro. Rompiamo le uova in una ciotola, pizzico di sale, diamo una bella sbattutina veloce e aggiungiamo, non mi ricordo se ho messo prima lo zucchero o prima il cacao. Mi sembra il cacao prima. In ogni caso non cambia, mettete il cacao, non servirà setacciarlo perché vedrete che otterrete un bel impasto abbastanza morbido ma comunque consistente, e non si formeranno grumi. In ogni caso voi sbattete bene, insomma state ben attenti che non si sa mai qua. Poi zucchero, o prima o dopo come ci siamo detti, e infine alternate la quantità di farina con la quantità di latte. Anche in questo caso, per evitare di fare grumi, potreste aggiungere farina fino ad ottenere una bella crema, sempre abbastanza consistente, e poi unire il latte. Ricordatevi sempre che quando aggiungete la farina non deve essere né troppa né troppo poca, proprio per evitare, dovete proprio guardate dalle clip che escono quando io parlo, se dovessero esserci grumi comunque no problem, basterà passare l'impasto o in un colino oppure potreste anche frullarlo con un frullatore ad immersione ad esempio. E poi aggiungiamo del burro fuso e niente, mescoliamo, magari lasciamo riposare quei 20 minuti se potete, ma non è per forza necessario, sarebbe meglio in ogni caso. Cominciamo a fare le nostre crepe. Per avere una crepe non troppo spessa, ricordatevi sempre che la fiamma non deve essere troppo alta, perché altrimenti l'impasto, quando lo metterete nella pentola, tende a prendersi subito, quindi magari rimane bello alto e non si sparge molto. Se invece è troppo basso, l'incontrario, cercate di trovare una fiamma media. Io di solito con l'induzione sto su un 5 e il 6, alterno un po' così. Ovviamente il solito metodo della crepe, quindi insomma le cuocete come fate di solito. Ricordatevi però che la crepe in padella deve essere almeno un centimetro più grande della grandezza dei dischi che vorrete ottenere. Sì, perché dopo queste crepe verranno coppate. Io ad esempio le copperò, vedrete dopo, con un piatto da 20 centimetri di diametro, per avere ovviamente una torta precisa. Quindi insomma la padella deve essere quantomeno più grande, perché altrimenti come fate a copparla? Quindi così, ovviamente una volta cotte poi le dovrete disporre su di un piatto una sopra l'altra, così rimarranno morbide perché l'umidità rimarrà intrappolata. E poi una volta finito le coprite con della pellicola e magari lasciatele riposare in frigo, perché adesso dovremo occuparci della mousse. La mousse è anche questa molto semplice. Vedrete che questa torta, io ve l'ho detto, è che è scenografica, bella da vedere, però allo stesso tempo molto facile. Quindi partite con del cioccolato, lo faccio sciogliere in una ciotola a bagnomaria o in microonde, con del latte, lo mescoliamo bene. E poi quando è fuso bello, si è formata questa bella crema stile Müller, fate l'amore con il sapore, aggiungete la panna fresca, fredda, fuori dal fuoco, e continuate a mescolare. Quando si sarà formata una crema abbastanza omogenea, la potrete rendere spuma. Come si fa? Basterà immergere la ciotola in una ciotola più grande con dell'acqua fredda e del ghiaccio. Vedrete che man mano che voi montate con lo sbattitore si otterrà una mousse sempre più spessa. Ricordatevi però che non deve essere troppo densa, perché altrimenti la panna tende a diventare burro e a stracciarsi. La mousse, guardate bene che vi faccio vedere anche qua la consistenza, deve essere abbastanza morbida, spatolabile, non troppo densa. Ora dovrete coppare, come ci siamo detti, le crepe con un piatto, no, e un coltello. Io
io ci faccio il mio disegnino. Preferisco farne una alla volta, so che è palloso, però riuscite a disegnare perfettamente un cerchio, perché altrimenti magari vi viene zigrinato e bruttino, no? Invece se volete essere un po' pignoletti, tanto questa torta non è comunque che sia così lunga la preparazione, serviranno circa una ventina di crepe per avere una torta secondo me dalla giusta altezza. Ricordatevi che nel caso voi scegliate di fare ovviamente una torta un pochino più grande rispetto a 20 cm, al massimo farete ancora mezza dose sia di mousse che di impasto per le crepe, ok? Quindi magari ecco, regolatevi voi anche con le quantità degli ingredienti. Comunque sul blog lo sapete, c'è scritto tutto, avete anche il convertitore, insomma avete comunque tutte le comodità per fare un lavoro preciso. Io direi che potremmo assemblare la torta a questo punto. Si parte da un disco di crepe, poi un goccino di Nutella, non me la sono dimenticata. Bisognerà scaldarla un po' magari nel microonde o a bagnomaria in modo tale che non sia troppo densa, e la spargerete così un po' a casaccio su ogni strato, dovete fare questo lavoro. Poi un velo di crema e continuate così fino ad esaurire tutti i dischi, tutta la crema e tutta la crema di nocciole, tutta la Nutella. Anzi, un po' di crema di nocciole dovete tenerla da parte, perché alla fine, quando voi avete proprio chiuso la torta con l'ultimo strato di crepe, dovrete spalmarci sopra uno strato abbastanza spesso di Nutella sulla superficie, e questa crema servirà per far attaccare delle nocciole tostate o comunque senza il guscio, magari spezzettate un po' così a casaccio, perché questa torta è un po' imprecisa ma è bellissima così secondo me. Quindi ci mettiamo sopra le nostre nocciole, ci mettiamo magari delle scaglie di cioccolato, anche quelle un po' così, e poi la facciamo riposare in frigo per almeno tre ore, dai, sarebbe l'ideale. Ora come al solito l'assaggio. Sì, vado subito in frigo a prenderla. Scusate, mi ero giù. Mamma mia, vi volevo far sentire un po' il rumore del taglio. Sentite la spuma qua, mi avvicino un sacco al microfono. La potremmo definire così, come l'ho definita su Instagram anche. Una crepe alla Nutella più completa, più complessa, più buona. Comunque non troppo dolce e nauseabonda, perché abbiamo comunque una nota fondente, buona, piacevole, ovviamente presentata in un modo diverso. A proposito di Nutella, io ci tengo a dire questo, ossia che se voi avete l'intenzione di servirla 4-5 ore dopo che voi l'avete fatta, vi sconsiglio di metterci la Nutella, perché altrimenti in frigo assorbe l'umidità e fa un brutto effetto. Piuttosto, un'oretta prima di servirla, la togliete dal frigo, la cospargete di Nutella, nocciole a pezzi e cioccolato, la lasciate in frigo ancora un'oretta e poi la servite. Io come al solito vi ringrazio tantissimo, mucho proprio, per aver visto questo video. Se fate questa torta, mi raccomando, taggatemi su Instagram o su Facebook, mi fa, lo dico sempre, tanto piacere, ma è la verità. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti, e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati, in un pappino sempre, perché la sua memoria sta a parte. Invece qua sotto c'è il collegamento con il blog per la ricetta scritta, e noi ci vediamo al prossimo video. Buona poesia nocciolosa a tutti quanti.